Dottor Palmas, ti sto mostrando un altro caso risolto, denti fissi con sistema bocca bionica, paziente con i denti completamente consumati. Se noti sulla sinistra non era più presente il sorriso, dopo il nostro lavoro è di nuovo presente il sorriso. Nota il viso come è cambiato, un viso asciutto, pallido, invecchiato, senza energia sul lato sinistro, un viso energico. Anche con qualche chilo in più sul lato destro, il paziente può nuovamente alimentarsi in maniera corretta e soprattutto vivo, pieno di energia. Questa era la situazione di partenza, i denti cambiano la vita delle persone, un paziente con questa situazione non può alimentarsi, oltre che ha difficoltà anche a relazionarsi. Era una situazione ormai terminale, erano crollati i ponti che erano stati fatti. Le radici in parodontite, abbiamo proceduto a posizionare gli impianti dentali, abbiamo salvato alcune radici nella parte anteriore che si potevano salvare. Quando è possibile farlo? Lo facciamo quando invece vediamo che le radici già hanno una prognosi peggiore, creano, anzi, di crea rischiano di creare problemi alle radici artificiali, gli impianti, allora preferiamo toglierle. La chirurgia prima e dopo, qua vedi sul lato sinistro la radiografia, lo stato di partenza, denti tutti da estrarre nella parte superiore, parzialmente nella parte inferiore, posizionamento di impianti pterigoidei nelle zone posteriori e impianti in basso in mandibola nelle zone laterali. Per darti un'idea, questo grafico ti mostra non tanto l'arcata inferiore ma l'arcata superiore, il tipo di chirurgia che è stato eseguito. Impianti pterigoidei che servono per evitare le zone di vuoto dei seli mascellari. Il paziente, a questo punto abbiamo eseguito un design per simulare la volumetria dei denti che sarebbero dovuti essere ricreati. Il nostro speciale sistema prevede la preview di questi denti. Infine abbiamo ricreato con lo zirconio, il composito e il titanio le strutture che avrebbero simulato i nuovi denti. Nella parte sopra vedi la gengiva simulata, ci sono delle zone più scure, altre più chiare, rosa pallido. La festonatura della gengiva serve a evidenziare le forme dei denti. Una volta che questi verranno montati all'interno della bocca del paziente, assieme alla saliva esprimeranno il massimo delle loro proprietà ottiche. Lo zirconio è un materiale particolare che si avvicina molto alle proprietà ottiche dello smalto naturale. Nota le forme dei canini mascolini che abbiamo creato e questo è il prima e dopo. Il paziente avrà una copia di backup sul cloud, nei nostri sistemi cloud. In caso di po problemi potremo ricreare i denti. Questo è il potenziale del ricreare i denti col computer partendo dalle riproduzioni digitali di denti reali. Questa era la situazione di partenza, te la faccio ancora una volta vedere, e questa invece è la situazione finale dei denti iperrealistici in zirconio.